Che vale il doppio? Purtroppo vale sempre 3 punti, certo moralmente sì, però vale 3 punti, l'importante è che siamo riusciti a battere una grande squadra, addirittura in rimonta, questo fa sicuramente morale, ma non dobbiamo perdere l'umiltà che deve essere la nostra prerogativa fino alla fine. I ragazzi sono stati bravissimi, i complimenti vanno tutti a loro, perciò credo che si meritano questo momento di euforia, di entusiasmo per tutte le situazioni che hanno dovuto comunque passare. Abbiamo visto 2 squadre, una nel primo tempo e una nel secondo tempo. Cosa ha detto ai ragazzi nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo? Perché hanno fatto un secondo tempo sicuramente da applausi. Siccome il calcio ognuno vede a modo suo, io credo che anche il primo tempo la squadra non sia mancata. Ha preso un calcio di rigore dubbio, ha creato delle situazioni subito per pareggiare, ha avuto un rigore non dato dubbio su una spinta, è stata in partita dal primo minuto, abbiamo rischiato gli ultimi 10 minuti del primo tempo di prendere il secondo gol perché c'è stato un giocatore nostro che è entrato a freddo Guarino e probabilmente ci ha messo qualche minuto per entrare in partita, ma nell'arco dei 90 minuti la squadra ha fatto quello che doveva fare. Giocavamo di fronte con una grande squadra, seconda in classifica, che può ancora vincere il campionato. Perciò prendere dal primo minuto la palla, incartarla e non farla vedere mi sembra una cosa molto difficile. Mister, forse la vittoria più bella da quando lei è andato del Potenza. Ho fatto solo 2. Pesantissimo. No, è la più bella perché vinci con la seconda della classe, ma le vittorie sono tutte belle. Il fatto è che questa è venuta quando tutti non se l'aspettavano. Probabilmente questi ragazzi oggi erano un po' più sereni, sono riusciti a essere liberi. L'errore non ha fatto sì che li innervosisse ancora di più. Hanno avuto la pazienza, fine del primo tempo ho detto di continuare quello che stavano facendo, probabilmente abbassandosi i ritmi perché le squadre nel secondo tempo un po' si stancano, siamo stati un po' meglio noi nel campo e abbiamo credo meritato la vittoria. Che sapore può avere adesso, a cominciare da martedì quando si riprende a lavorare? Beh, quando si vince si lavora sempre in modo diverso, però la prerogativa nostra è essere l'umiltà che hanno messo oggi e non bisogna perdere, perché quella è chi dà la forza per poter andare avanti e fare i punti che a noi ci servono per portare al progetto della nuova società a termine. La salvezza più vicina? La salvezza la stiamo cercando, non si tratta di essere vicino o lontano, il fatto è che noi non dobbiamo perdere questa umiltà, perché con l'umiltà di oggi probabilmente qualche punto lo facciamo. Vincere senza però l'appoggio poi e l'applauso della curva, quando la fa soffrire? Ah, non è che fa soffrire a me, il calcio è bello perché c'è pubblico, probabilmente sarà l'ultima partita che non avremo la curva piena, probabilmente sarà una spinta in più, spero che la squadra gli dia le stesse soddisfazioni che ha dato oggi, perché comunque ripeto, mi è stata fatta una domanda, che prestigio sarà questa vittoria per Potenza? Il Potenza e il prestigio ce l'ha sempre nel DNA e come ce l'ha la squadra ce l'ha anche la curva. Insomma, piacevole sorpresa? No, per me no, lo conoscevo, l'ho richiesto un mese fa, poi con l'aiuto dell'arrivo di Dionisi siamo riusciti a portarla a termine, ma oggi credo che sia la vittoria della squadra, perché Napoli ci ha tenuto in partita nell'ultimo del primo tempo, e Leonetti ha recuperato 100 palloni, Guaita ha fatto quello che ha fatto, Gennaro all'88esimo pressava, perciò credo che Pepe è tornato ad essere il giocatore che conosceva dall'inizio, ciò credo che sia oggi la vittoria del collettivo, e quando funziona il collettivo funziona e il singolo si esalta. Mister, cosa da dire sulla Nocerina 2 volti? Primo tempo che obiettivamente, se mi consente, ha nettamente sorpassato il Potenza, se il primo tempo fosse finito 3-0 la Nocerina non avrebbe rubato nulla. Secondo tempo, bravi voi ad imbrigliarli o forse la Nocerina troppo passiva e troppo sicura di se stessa? Noi veniamo da un momento molto difficile, perciò non essere subito in partite brillanti come magari potresti intendere tu, ci può stare contro la Nocina essendo seconda in classifica. Però mi risulta che su già un rigore dubbio noi abbiamo già stato un gol salvato sulla linea, perciò non è che c'è sotto 3-0, che c'è stata un'altra parata con un colpo di testa di Disomma che il portiere se l'è trovato addosso. Diciamo che poteva vincere 3-2, va bene? Diciamo, questa è l'interpretazione. Al secondo tempo penso che potevamo rimontarla 5-3 per noi. Mister, una mia personalissima osservazione. Ho visto una squadra quale Potenza abbandonata almeno per la giornata di oggi dalla tifoseria. Quanto ha influito la sua figura, la figura dell'allenatore nella squadra, nella partita di oggi, ma in generale in queste ultime settimane di contestazione, visto l'entusiasmo, insomma, visto anche l'atteggiamento che la sua squadra ha mostrato in questa partita? Ma io solo ho cercato di tenere il gruppo compatto, dell'allenatore in mezzo al campo l'ho fatto ben poco,
in questo periodo, però i ragazzi hanno dimostrato professionalità, attaccamento alla maglietta sempre, indipendente dalla vittoria o dalla sconfitta. Ho sempre ringraziato i ragazzi per quello che stavano mettendo dentro. Oggi probabilmente per quello che è successo ieri dalla società i ragazzi erano leggermente più sereni, più liberi mentalmente e perciò anche la prestazione della squadra è aumentata. Ma non dobbiamo scordarci quello che abbiamo fatto oggi, dobbiamo portare come esempio di tutti i giorni che verranno da oggi fino alla fine. Grazie. Grazie a voi, buona domenica.